quando parliamo della manovra che temiamo, perché non capiamo dove prenderà 25 miliardi, solo 10 per gli 80 euro che ha promesso. Però sulle riforme le vanno dalla partita, secondo me non è giusto per il paese, non è tattico politicamente, mi spiego meglio. Proprio adesso che nel PD vediamo grandi fibrillazioni, vediamo i suoi senatori che lo criticano ogni giorno e che quindi noi di Forza Italia saremmo ancora più determinati, noi ci sfidiamo, io lo ritengo tatticamente sbagliato e comunque sbagliato per il paese, perché magari non è la riforma migliore ma comunque una riforma. Anche lei la mattina sa dove se la dovrebbe mettere. Cosa succede venerdì? Sì, come? Cosa succede venerdì con la, se ci fosse una condanna di Berlusconi? Guardi, noi stiamo aspettando e politicamente sicuramente, se lo sa, attraversiamo da tempo questo clima che sicuramente non è congeniale, però io credo che non cambierà la posizione del mio partito, del mio movimento sulle riforme. Se questa è la sua domanda, noi continueremo secondo me a essere assolutamente sulla partita riformista. Però la riforma Boschi nel suo impianto comunque taglia la politica, in fondo non è che ci siano stati. Ma non credo, perché si può sempre fare di più nei tagli, però intanto già 200 politici di fatto verrebbero tra virgolette eliminati, non mi sembra poco, addirittura vedo giornali che oggi titolavano il Senato si autoelimina, quindi evidentemente questi tagli ci sono, ma non è tanto e soltanto una questione di tagli di costi, è una questione di semplificare l'iter legislativo, gli interlocutori all'esterno della politica ci chiedono di essere veloci quanto loro e avere due camere che decidono sempre di tutto è realistico. Vi dirò di più, se io avessi pensato qualcosa di più in questa riforma, più che parlare di elettività, avrei eliminato tutte quelle funzioni che poi giustificano potenzialmente un'elettività. Mi spiego meglio, io non credo che il Senato dovrebbe pronunciarsi sulle leggi di bilancio. Bernini è stato rinviato a giudizio, quanto c'entra? Questo è il tasto dolente?